Quindi abbiamo questa conferenza stampa che, con la quale presentiamo questa iniziativa, questo evento nazionale che è appunto. Lo può fare senza mascherina? Comincia a essere Chi parla, dai. difficile. Allora, quindi questo evento nazionale che è dato da questo concerto che faremo il 13 di maggio, cioè fra 4 giorni al Teatro delle Muse, in occasione, come credo, apertura delle celebrazioni per il centenario della nascita di Don Giussani. Si tratta di un concerto perché la musica era molto cara a Don Giussani, la riteneva un elemento fondamentale nel processo e nel percorso educativo che lui ha avuto e che lui ha dato a tante persone e alle nuove generazioni. Siamo qui in regione, quindi e poi avremo modo di ringraziare, lo faccio già io a nome di tutti, per la sensibilità e l'impegno con il quale l'ente ha voluto essere vicino a questo evento. E cedo immediatamente, perché so che ci sono impegni istituzionali impellenti, la parola a Giorgio Latini, assessore alla cultura della Regione. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, è un concerto ovviamente importante, quindi per onorare la figura di Don Giussani da 100 anni dalla sua nascita, perché veramente ci ha donato tanto attraverso il suo esempio, attraverso tutti i valori che è riuscito comunque a trasmettere alle nuove generazioni. Quindi è una figura che a mio avviso i suoi insegnamenti sono ancora di più oggi fondamentali per seguire un modello educativo che serve per avere una società evoluta, che va verso, diciamo, dei valori che troppo spesso comunque mancano nelle giovani generazioni, perché magari siamo in un contesto di una società liquida che va veloce, che non è troppo attenta alle emozioni e alla trasmissione di questi pilastri valoriali che invece hanno bisogno di acquisire i nostri ragazzi. Ecco, Don Giussani attraverso la musica poi ha sempre unito la cultura con appunto nella sua vita insieme alla fede. Quindi anche che questo concerto si chiama La nota della vita sta proprio a simboleggiare questo suo attaccamento alla musica. E questa nota, a mio avviso, è proprio questa sua ricerca che ha avuto sempre, no, verso l'essere umano che appunto doveva essere felice, questa ricerca verso la felicità. E io per questo voglio ringraziare intanto l'Orchestra Filarmonica Marchigiana e l'AMAT che hanno contribuito, insomma, alla realizzazione di questo concerto insieme alla Regione e tutte le associazioni che hanno partecipato ovviamente a questo importante ricordo. Quindi veramente grazie, sono veramente, ecco, contenta che come Regione Marche, insieme all'assessore Castelli, possiamo dare, ecco, il nostro contributo per sostenere il ricordo di questa figura veramente importante. Grazie, quindi la parola all'assessore Castelli. Allora, no, io mi ricordo quello che diceva Giorgio Latini, che appunto consentite e permesso che ci fosse un sostegno della Regione a questa iniziativa, di cui vorrei evidenziare tre cose per la quale credo che meritano un effetto particolare. Innanzitutto è un omaggio delle Marche a Don Giussani. E l'uomo, la figura, il personaggio che in maniera più naturale salta alla mente quando si parla di Marche, di Don Giussani, è il Guardi, perché sappiamo che una delle tante prodigiose intuizioni di Don Giussani, prodigiose, è ispirato dal Signore, quindi non è prodigioso, è semplicemente espressione dell'umano nel modo più profondo, era proprio quello di aver saputo coordinare un messaggio che, secondo la Vulgata letteraria, è nichilistico e sostanzialmente ateo, non è così,
con invece quella che è stato l'insegnamento di Don Giussani. Quindi è bello che nella terra dei Leopardi ci sia questo omaggio a Don Giussani. La seconda cosa, perché la musica, sappiamo che cosa, no, significava per Don Giussani la musica. Lui diceva l'incontro con Dio attraverso il canto, si canta, si parla con Dio cantando, ma c'è una frase che ricordò Ratzinger, che poi credo che sia stata anche ripresa, bellissima, quando fece lunedì a Celeberga. Consiglio a tutti di andare a sedere su YouTube la lunedì di Ratzinger, in occasione del funerale Don Giussani. La mia casa era povera di pane e ricca di musica, che la dice lunga, perché non è solo una descrizione delle condizioni di, come dire, difficoltà, di indigenza da cui sono promanate tante esperienze, ma era qualcosa di più. Insomma, l'armonia e coordinata della musica è stato probabilmente una delle intuizioni che in maniera più puntuale illustrano la bellezza delle esigenze di Don Giussani, che sono complesse e con la musica diventano tutte più intelligibili. La terza cosa è che, e spero che sia, che c'è tanto bisogno di educazione dell'ascolto musicale in Italia. Io spero che questo particolare insegnamento di Don Giussani possa essere recepito anche nei nostri cicli di formazione, perché si può dire che c'è un'assenza di educazione musicale nel ciclo. Diciamo così, sarebbe bella una scuola in cui appunto fosse data più possibilità di imparare che parlo con Dio, ecco, così. E soprattutto parlando di Don Giussani, che si recava a fare le sue lezioni con quello che lui chiamava il grammofono, facendo ascoltare il concerto per violino di Beethoven. Quindi è un insegnamento veramente importante. C'è tanto bisogno, quindi, insomma, speriamo che questo sia anche un contributo generale a questa esigenza che è così largamente avvertita. Benissimo, allora adesso io darei la parola a Delio Mattiacci, che è il presidente dell'Associazione Amici del Pellegrinaggio Macerata Loreto, perché è uno, l'associazione è uno dei soggetti di livello locale, ma diciamo, molto importanti, che hanno promosso e hanno voluto questo evento, questo concerto. Sì, grazie, sono telegrafico, perché apparentemente l'associazione potrebbe anche essere estranea a questo evento, invece è profondamente dentro, perché l'esperienza dell'associazione Amici del Pellegrinaggio, come stesso lo dice. Scusi, dottore, il presidente mi ha chiamato un attimo, mi scuso se mi alzo un secondo. Dicevo che questa esperienza del pellegrinaggio nata nel 1978, questa ripresa della tradizione popolare molto più antica, è dentro questa esperienza. Senza questa esperienza, senza anche il sostegno di Don Giussani, non ci sarebbe né Amici del Pellegrinaggio né tantomeno questa enorme esperienza che raggiunta la sua 44esima edizione ormai, in forme ahimè molto diverse negli ultimi due anni, anche quest'anno, però che ha coinvolto e continua a coinvolgere in maniera straordinaria, pur nella difficoltà, tantissima gente. Quindi non poteva che essere il nostro impegno quello di poter sostenere in qualche modo questa iniziativa, che sarà affiancata da un'altra iniziativa che Amici del Pellegrinaggio sosterrà, che è la pubblicazione di un libro da parte della San Paolo, curato da Andrea Gasso, per la raccolta degli scritti, dei messaggi, delle cose, degli interventi, un paio di interventi che Giussani ha fatto al pellegrinaggio durante tutto questo periodo. E questa mi pare la cosa più la motivazione più naturale che ci ha spinto a fare a sostenere questa iniziativa. Benissimo, allora adesso sull'ordine dei lavori, perché
forte, la Yaya Forte ha delle disco lunette serie. 13:30 io do rapidamente la parola a Carla Silenzi del Centro Culturale Miguel Magnara di Ancona, che insieme a noi è stata, diciamo, una delle, tra virgolette, colpevoli di tutto quello che sta accadendo. Ma io in realtà solo, voglio solo ringraziare, sono veramente commossa in questo momento. Quindi ringrazio Gradini, Castelli, Presidente Monfelli e Gilberto per la ANAT. Sono veramente stare qui è una cosa grande. Io penso che chi si imbatte e sembra tutto indossato non può non sentirsi interpellato. E anzi, ci si stupisce di come lui possa spaziare dalla musica alla letteratura e toccare in maniera efficace, non da esperto, qualsiasi settore dell'umano. In questo sorge una domanda: come è possibile? In fondo lui è un prete. E invece io mi sento di riprendere quello che citava Castelli, racconta Giussani che a 12-13 anni si è imbattuto i leopardi, ha imparato a memoria tutti i canti e non dice sempre che ci sembra raccontato che non è passato un giorno della sua vita in cui lui non ha citato un brano di leopardi. A che tante facelle, e io che sono? Io credo che in queste domande c'è il DNA di ogni uomo e Giussani si rivolge proprio a queste esigenze elementari, a questo cuore che è di ogni cultura, nazione, qualsiasi sia la sua provenienza, è il cuore dell'uomo. Per questo io credo che sia profondamente moderno, profondamente attuale la sua, il suo grido, la sua proposta e soprattutto il suo sguardo di stima per ogni tentativo che l'uomo fa per il raggiungimento della felicità e del compimento. Offrire questa serata per noi è una gratitudine immensa, tutti i presenti sono invitati e di nuovo grazie a tutti che ci avete consentito questo momento. Bene, allora Carla ci dà l'assist perfetto, visto che ha citato tutti gli aspetti legati alla vicenda non strettamente religiosa, non strettamente legata alla fede di Don Giussani, ma per me, ma soprattutto è un piacere avere il nostro ospite Yaya Forte, che leggerà, appunto, introdurrà con le letture tratte da questo meraviglioso libro Spirito Gentile i brani in programma durante il concerto. Credo che per lei, come per tanti altri, sia accaduto a qualche cosa di meraviglia rispetto a quello che è stato scritto, a quello che viene scritto sulla musica e in generale direi, mi permetto di dire, sulla bellezza. Prego. Buongiorno a tutti, prima di tutto mi scuso ma ho un turno di registrazione alle 14, quindi dovrò appunto andarmene prima. E sì, io sono molto onorata di leggere queste bellissime pagine, ma veramente commoventi e dense, non solo perché ritengo Giussani una figura fondamentale in un paese come il nostro che tende a rimuovere la memoria, ricordare le nostre eccellenze è una cosa fondamentale. Poi trovo che in un momento così faticoso come questo, penso anche alla guerra, un messaggio di pace, di bellezza e di complessità e profondità come quello che ci comunica Giussani sia proprio necessario e quindi sono veramente onorata di poter partecipare a questa serata, a questa bellissima iniziativa. Bene, grazie allora, grazie, buon lavoro, noi ci vediamo dopodomani. Grazie a voi e a prestissimo. Grazie, grazie, sarà veramente un piacere ascoltarti, ascoltare la tua voce, interpretare
perché ritengo che questo, anzi sono sicuro che questo farai, quello di interpretare al meglio queste bellissime parole che anche per me, lo dirò dopo, sono state qualche cosa di... che mi hanno spinto poi tutta questa... a tutta questa macchina che oggi, diciamo, arriva a questo primo traguardo, che è quello del concerto. No, ma poi sono d'accordo con lei, io ho studiato musica prima di studiare recitazione, e la musica è fondamentale nella formazione proprio ontologica di un essere umano, per cui anche riflettere sulla musica, che ha qualcosa di divino, forse la cosa che ha la relazione con Dio e col divino più stretta, è, insomma, è una cosa importante. Bene, grazie ancora, ci vediamo giovedì e venerdì per tutti quanti il resto del mondo, quindi al concerto e buon lavoro. Grazie, grazie, arrivederci a tutti. Grazie di averci dato questo preziosissimo contributo. Grazie. Grazie. Bene, rimaniamo sul livello, diciamo, nazionale e internazionale. Darei la parola adesso a Roberto Fontolan, che è direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione, per un suo intervento sul concetto e su quello che sta accadendo qui nelle Marche rispetto a questo delle celebrazioni, comunque alla figura di questa di Don Giussani. Prego. Grazie, grazie per questa occasione e soprattutto per l'iniziativa di questo concerto, che io trovo bellissima, dedicato a un uomo che ha tanto amato la musica da letteralmente insegnarla a decine e decine di migliaia di persone che, se oggi possono amare Rachmaninoff, Mozart, Beethoven e Schubert, lo devono a lui. Tra questi mi ci metto pure io. E Don Giussani è un uomo animato da una passione febbrile, e raggiungere il cuore dell'uomo per comunicargli la bellezza e la convenienza dell'esperienza cristiana. E uso questa parola appositamente, convenienza, anche se può sembrare un po' strumentale, un po' poco spirituale, perché la convenienza dell'esperienza cristiana nell'idea di Don Giussani è che è una convenienza per la vita, è conveniente per entrare in rapporto con la realtà, con il tempo, con l'amore, anche con il dolore. Una delle espressioni evangeliche che più amava è: chi mi segue avrà la vita eterna, e il centuplo quaggiù. Quel centuplo che appunto serve a ciascuno per riempire di senso l'esistenza. E aveva scritto al Papa, a Giovanni Paolo II nel 2004, e a questo Papa lui era legato da una profonda e intima amicizia, che non aveva inteso fondare niente, organizzazione, associazione, neanche il movimento di Comunione e Liberazione, che è nato attorno a lui, come lui disse in diverse occasioni, è nato mentre io guardavo nascere questa cosa. Ma non aveva in mente di creare qualcosa, aveva soltanto la passione, il desiderio ardente di comunicare gli elementi essenziali della fede cristiana così come lui li viveva, e per questo sembrava conveniente, perché così li viveva lui, perché dava ragione delle inesauribili esigenze umane di giustizia, felicità e libertà. Perciò noi, come Fraternità di Comunione e Liberazione, in questo anno centenario intendiamo guardare più che altro al suo messaggio perenne, alla sua presenza che costantemente suscita ancora oggi interesse per la fede e continua a toccare persone di ogni generazione, cultura, lingua, eccetera, con il desiderio che l'eredità di quest'uomo, che ha attraversato il Novecento con tanto amore e passione, sia sempre più conosciuta e continui a fruttificare. Noi abbiamo considerato l'inizio del centenario della nascita di Don Giussani, l'abbiamo, diciamo, datato a partire dallo scorso febbraio, perché è in quel mese che da molto tempo si ricordano il riconoscimento della Fraternità di Comunione e Liberazione 1982 da parte della Chiesa, riconoscimento degli statuti, e la morte di Don Giussani avvenuta il 22 febbraio 2005. E la nostra piccola grande tradizione è che appunto in questo mese
si celebrano messe un po' in tutto il mondo. Bene, quest'anno ne sono state celebrate oltre 300 in tutte le parti del mondo. E era appunto questo mese di febbraio l'inizio di un anno che vedrà proseguire, che continua con alcune poche iniziative, diciamo, curate direttamente dalla fraternità. Una mostra online che presenterà brani audio e video suoi e offrirà testimonianze che ci sono arrivate da ogni parte, il sito del movimento che alimenterà e sta ricevendo decine e decine di contributi. È in corso anche un progetto di realizzazione, un progetto sul pensiero di Don Giussani in campo pedagogico, antropologico e teologico, e poi c'è un progetto più sorpresa, di cui però stiamo verificando la fattibilità e che non siamo ancora in grado di annunciare. Il centenario soprattutto poi culminerà con l'udienza che il Papa ha concesso al Movimento di Comunione e Liberazione il 15 ottobre, che è appunto il giorno effettivo della ricorrenza. Ma al di là di quello che come fraternità abbiamo progettato noi, vediamo in realtà il fermento spontaneo, direi, non preordinato, non voluto, non oggetto di alcun tipo di strategia, il fermento spontaneo di tante realtà, gruppi, comunità, persone, appartenenti e anche non appartenenti al movimento. E convegni e conferenze, mostre ed eventi, da New York, c'è stato in febbraio una mostra in un evento che si chiama New York Encounter, all'isola di Taiwan, dove ci sarà una mostra all'università nel prossimo mese di giugno. Spettacoli, reading, incontri accademici, in Polonia ce n'è stato uno pochi giorni fa e ce ne sarà uno molto importante a Città del Messico in settembre. In novembre è prevista una iniziativa analoga di questo tipo all'Università di Losanna ed è veramente difficile non solo enumerare tutta questa serie di iniziative, ma anche tenere le fila, anche perché, ripeto, sono iniziative volute, generate e messe in piedi, messe in campo dalle persone più svariate, dalle realtà più svariate, che spesso hanno anche in Italia soprattutto l'appoggio e lo stimolo di tanti della rete dei centri culturali, che è una delle entità che è dietro questo concerto. Perciò, come il vostro concerto, diciamo, forse spero che siate i primi da questo punto di vista di una serie nutrita, di una lunga serie, per la quale auguro davvero la più interessante, la più importante riuscita, e grazie ancora a nome di tutto il movimento per questa iniziativa. Benissimo, grazie a Roberto Fontolano, direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione, per le bellissime parole, per lo stimolo, per l'incoraggiamento che ci dà, e questo mi dà la possibilità di dare la parola al mio presidente, al presidente della FORM, della Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, che è l'ente che gestisce l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, che è un po' la protagonista, insieme agli altri artisti, e ne dirò poi, di questo evento, di questo avvenimento, di questo concerto. Quindi un saluto, cedo la parola al presidente della FORM, Marco Manfredi. Brevemente, un ringraziamento anzitutto a coloro che hanno reso possibile questo importantissimo evento. Grazie a tutti i presenti, in particolar modo all'ente regione e in particolar modo ai rappresentanti, Assessore Martini e Castelli, che ci muovono nella loro presenza. Che dire, è un momento importante, l'Orchestra Filarmonica è onorata di rendere possibile partecipare a questo importante evento e a questo progetto. Certo, sulla parola di Gio Bussani sono stati spesi fiumi di parole, per cui sintetizzare sarebbe anche in questo momento difficile. Quello che sarebbe importante è che questo concerto riesca comunque a creare un momento di riflessione per coloro i quali riterranno di accedere a questo importante, a mio avviso, evento. Un momento di riflessione che potrebbe sicuramente portare a meditare sull'importante pensiero di Giorgio Sani, che
fin dal suo manifestarsi, ha sicuramente pervaso e tuttora pervade l'evoluzione del pensiero umano. Per cui rinnovo i ringraziamenti e passo la parola a coloro che verranno a seguire. Allora, prima di narrarvi un po' di quello che suoneremo, di quello che faremo, mi è veramente un piacere passare la parola a Gilberto Santini, direttore dell'AMAT, che è un partner molto importante della realizzazione di questo evento. Fantastico compagno di viaggio, come sempre. Non solo pochissime parole, intanto anch'io grazie, ma la cosa che vorrei ragionare insieme sono due o tre elementi. Uno, se non sbaglio, a Monticelli ad Ascoli c'è l'unica scuola pubblica intitolata a Don Giussani. Non lo volevo dire perché sembrava interesse geografico in altro ufficio. Mia di tempo, no, siccome entrambi gli assessori di Città Gelatini, sia Vito Castelli, hanno parlato della componente educativa, secondo me non è secondario questo elemento, perché comunque un istituto comprensivo pubblico, insomma, che è intitolato a Don Giussani, ci fa dire quanto sia importante ricordarlo appunto alle nuove generazioni. Io credo che il senso del progetto di oggi sta in una parola che si chiama oggettivazione, cioè il percorso fatto dalla FORM a cui io appunto ho assistito così in maniera molto così interessata, così come il desiderio di chiamare Iaia Forte, vogliono togliere un po' anche Giussani, diciamo, dal rischio di un omaggio solo per adetti, insomma, in qualche modo, no? In questo senso parlo di oggettivazione. Tutta la componente musicale elaborata da quella che è la compagine più importante delle Marche e tra le più importanti in Italia. È un'attrice come Iaia Forte, un percorso come conoscete, appunto, che ben conoscete, da Ronconi a Carlo Cecchi a Martone. È l'idea appunto che quello che ci ha lasciato Don Giussani sia oggettivamente un valore. Un valore per i prossimi 100 anni, voglio dire, no? Per quello che per il presente e per quello che verrà. E su questo volevo solo citare una cosa sua che mi ha molto colpito, perché mi sembra un autore di quelli che quando lo apri ogni volta ti sorprende con qualcosa. Questa è una frase di alcune grandi cose, che dice: se la bellezza è lo splendore del vero, allora il gusto, l'estetica, il gusto estetico è la modalità con cui l'uomo percepisce il vero. Quindi con questa idea che la verità sia comunque una bellezza come quella che vedremo venerdì sera. Quindi grazie ancora. Bene, grazie Gilberto. Hai, diciamo, introdotto bene quello che è il senso del concerto. Cercherò brevemente di raccontare ciò che suoneremo, ma soprattutto di raccontare come nasce tutta questa vicenda. E credo che Carla è un po' quello che mi spinge a fare in questa occasione e per dare anche la dimensione di quello che faremo, venerdì. Circa 10 anni fa un mio preziosissimo, che non vedo, collaboratore, che è Cristiano Veroni, mi recapita, nel senso che chiedo a Cristiano di darmi una registrazione delle 7 parole di Gesù sulla croce, che è una composizione di Haydn. E mi arriva tra le mani questo CD che era un CD della collana Spirito Gentile. Comincio ad incuriosirmi a questa cosa e mi imbatto, diciamo, in un anche con l'aiuto di alcuni amici, in un libro che raccoglie tutti gli scritti di Don Giussani Don Giussani ha fatto per una collana discografica. E quindi comincia la mia curiosità nei confronti della scrittura sulla musica di una persona che io avevo visto sempre in tutt'altri campi, che avevo visto per altre ragioni, conoscevo per altre ragioni, ma mai avrei immaginato che Don Giussani avesse una capacità, e cerco di sintetizzare, così incredibile, di unire terminologie tecniche, perché quando lui ha scritto termini tecnici, ha parlato di melodia, di costruzione, di armonia, cioè ha parlato di termini tecnici, con una lettura appunto della musica che andava al di là del consueto o del, adesso oserei dire quasi ovvio, commento del musicologo.
Cioè lui mi ha rappresentato qualcosa di nuovo, che andava oltre alla dimensione di fede che lui manifestava. E poi ovviamente, cominciando a leggere, cominciando a interessarmi di questa cosa, sono entrato in contatto con questa dimensione totalmente, totalmente nuova per me. E poi, attraverso alcune amicizie, abbiamo cominciato a elaborare circa 6 o 7 anni fa l'idea di poter suonare uno dei brani che andremo a suonare venerdì. Ma tutto questo è stato poi preceduto dalle mie sollecitazioni nei confronti di tanti amici che sono nel movimento, che sono vicini a Comunione e Liberazione, ai quali io dicevo: ma scusate, noi stiamo facendo le stagioni musicali più giussaniane che si possano fare, dico, e non troviamo il modo di. La prima occasione è stata quella del 24 di febbraio del 2020, quando all'Auditorium dell'Amore ci siamo trovati a parlare di Beethoven, Giussani e la musica, con Bruno Bizzarri, che ha eseguito dal vivo alcune composizioni legate a Don Giussani, ma soprattutto con la presenza di Savorana, che è il suo biografo ufficiale, credo che si dica così. E lì ci siamo trovati, io stesso mi sono trovato di fronte a una platea di oltre 400 persone che un sabato pomeriggio hanno deciso di passare un sabato pomeriggio a parlare di musica e di Don Giussani, di ciò che è la musica, di ciò che la musica rappresenta, e per me anche, diciamo, illustrare, descrivere quelle che sono le sensazioni di un organizzatore di un'orchestra, quello che è un'orchestra, e così via. Da lì siamo arrivati all'idea di realizzare questo concerto, che si aprirà appunto con l'esecuzione di uno dei preludi di Chopin, forse La Goccia, che è forse il brano che più rappresenta il pensiero di Don Giussani legato alla musica. Chi verrà al concerto, e non voglio fare una descrizione musicale adesso io in assenza di uno strumento, ma si accorgerà che questo brano è composto, diciamo, da due elementi, una melodia e invece un continuo ripetere e ribattere di una nota, che lui individua come il senso profondo dell'umano e della espressione e del legame che l'umano ha con il mistero, con chi sta oltre di noi. Quindi il concerto si aprirà con questo brano, che è proprio uno dei brani più significativi. All'interno del programma troviamo anche un altro brano molto significativo, che è quello che dà anche il titolo al libro e che ha dato il titolo a questa collana di CD, che è Spirito Gentil. Spirito Gentil è il titolo di un'aria tratta da un'opera di Gaetano Donizetti che si intitola Favorita. Ed è il brano che invece Don Giussani ritiene come fondamentale per la sua scoperta. È vero che lui ha detto, come ha detto con la citazione che prima ha fatto l'assessore Castelli, e cioè che lui viveva in una casa piena di musica, ma l'ascolto fatto dell'aria Spirito Gentil è proprio il momento in cui lui immagina, pensa che la musica possa essere uno straordinario strumento di crescita della persona, ma anche di divulgazione, uno strumento educativo. Poi all'interno del programma abbiamo altri due, diciamo, il cuore anche dal punto di vista del tempo dedicato. Abbiamo il concerto di Mozart, il numero 20, K466, sono numeri che al grande pubblico possono dire poco, ma è sicuramente, stiamo parlando di una delle composizioni più profonde che Mozart abbia scritto e che Don Giussani amava in maniera particolare. Ovviamente tutte le cose che lui ha scritto dipendono o comunque hanno una discendenza dalle cose che lui amava. Prima ho citato questo fatto che mi ha sconvolto, cioè il fatto che lui arrivasse a fare le lezioni col concerto per violino di Beethoven, cioè un'attenzione e un valore educativo dato alla musica che ho sentito
rarissime volte. E poi l'ultima composizione che presenteremo è la Sinfonia Incompiuta di Schumann. Quindi abbiamo cercato di immaginare un programma che ci testimoniasse forse i capisaldi, diciamo, del pensiero di Don Giussani rispetto alla musica, e come appunto La Goccia e L'Aria Spirito Gentil, con due composizioni sicuramente tra quelle che lui riteneva più in maniera più profondamente legate a questa sua idea della bellezza che avvicina al mistero, che avvicina al superiore, che avvicina a tutte le cose che prima sono state ben dette anche da chi mi ha preceduto. I protagonisti chi sono? Protagonisti, abbiamo detto, l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, la FORM, con un ampio organico, diretta da un direttore marchigiano molto apprezzato all'estero, che anche lui ha accettato con grande entusiasmo di far parte, diciamo, di questo percorso, che è Davide Crescenzi. Oggi abbiamo iniziato le prove ad Osimo, domani proseguiranno, poi ci trasferiremo al Teatro delle Muse. Solista al pianoforte sarà Bruno Bizzarri, conosciutissimo pianista che ha avuto un profondo legame con Don Giussani e che è stato anche uno dei più importanti docenti del Conservatorio di Pesaro. Abbiamo una giovane voce che ci è stata segnalata, anche qui una collaborazione, questa rete della musica delle Marche, questa rete di infrastrutture che a volte non si vede ma che in realtà esiste ed è molto radicata. Quindi Alessandro Fiocchetti, questo giovane tenore che sta frequentando i corsi superiori all'Accademia d'Arte Lirica di Osimo, e poi ovviamente un particolare ringraziamento e una speciale citazione per gli Aiaforte, che sono assolutamente sicuro che conferirà a questo evento, che va oltre l'essere un concerto, no, classico dove uno va a sentire, dove c'è una sequenza, ouverture, concerto, sinfonia, eccetera. È veramente, credo, un'esperienza che invito tutti a fare. Chiedo alla stampa, ovviamente, ai giornalisti di darci una mano, di a segnalare questo importante evento, sia per il valore intrinseco, ma per il valore che ha per la nostra regione, per la nostra comunità, come è stato detto prima, e quindi non mi resta altro che aspettarvi venerdì al Teatro delle Muse alle ore 20:30 per questo concerto, La Nota della Vita. Grazie. Ci sono domande, se c'è qualche intervento, altrimenti lasciamo. E un ringraziamento ancora alla Regione Marche. Grazie veramente.